Esattamente 75 anni fa, l'11 maggio 1946, il teatro alla Scala di Milano riapriva i battenti dopo i rovinosi bombardamenti del 1943. I restauri, a onor del vero, erano già iniziati prima della fine della guerra, ma a dar l'accelerazione per il ritorno della grande musica in città fu la volontà di Antonio Greppi, sindaco della Milano liberata, che con il suo pane e musica volle che insieme alle case distrutte venissero riedificati anche i luoghi simbolo dell'orgoglio meneghino. Quest'anno la Scala riapre, dopo la pandemia, simbolicamente proprio nello stesso giorno e la mattina dell'11 maggio, nel foyer del teatro, verrà scoperta una lapide in memoria del sindaco Greppi. Vi presentiamo una video intervista degli anni 60 dove Antonio Greppi racconta della rinascita della Scala. Dopo la liberazione, il sindaco Greppi, un socialista, aveva perso un figlio nella guerra di resistenza, era un commediografo, per cui uno portato, diciamo così, alle voci dell'intelligenza. Cominciò a fare una battaglia strenua dicendo che la prima cosa che si doveva ricostruire era la Scala. E fra mille polemiche, perché la città era molto distrutta, soprattutto c'erano coabitazioni, gente senza casa, senza tetto, ospedali distrutti, insomma l'atto fu molto coraggioso, assolutamente credo non demagogico. Abbiamo detto che anche le città come le creature sono fatte di materia e di anima e che le esigenze dell'anima non sono meno urgenti delle esigenze della materia e che la Scala poteva sorgere come simbolo della ricostruzione di Milano e poteva diventare un messaggio, il messaggio di Milano al mondo, così come la sua musica era sempre stato un messaggio di arte, di amicizia e di fraternità per tutti i popoli. Capì che bisognava dare un segnale di riscossa alla città e l'11 maggio del 46, bisogna ricordare l'ingegner Secchi che è stato uno dei bracci dell'intelligenza nella ricostruzione, nel 46, l'11 maggio Toscanini poté tornare, era già, non dico un vegliardo ma quasi, andò in mezzo alla sala vuota.